L'Arsenal ricorda Emiliano Sala. Il giocatore argentino, scomparso lo scorso 21 gennaio mentre stava sorvolando lo Stretto della Manica in aereo, avrebbe dovuto esordire con il Cardiff all'Emirates Stadium, nella serata della 24 giornata di Premier League. Dopo 4 stagioni con la maglia del Nantes, in Francia, l'attaccante aveva firmato il 19 gennaio per il club gallese, che aveva così concluso l'operazione di calciomercato più onerosa della sua storia. Mentre ancora si cercano tracce e indizi che possano dare una spiegazione a quanto sia accaduto, l'Arsenal ha voluto omaggiare in modo speciale Sala. I Gunners hanno infatti deciso di inserire il suo nome, affiancato a un narciso giallo, consegnato a tutti i tifosi presenti allo stadio. Nella distinta presentata ai giornalisti poco prima del fischio d'inizio del match contro il Cardiff, un gesto segno di vicinanza alla famiglia e al club gallese, traumatizzati da quanto accaduto a Sala. Lo stesso Neil Warnock, allenatore del Cardiff, ha ammesso di aver pensato di lasciare la squadra dopo quanto accaduto.